Buongiorno da Obiettivo News. Oggi, 14 marzo, è Santa Matilde ed è il giorno dedicato al Pi greco. La scelta è ispirata dal formato della data mese-giorno in uso negli Stati Uniti, in base al quale si indica prima il mese, 3, e poi il giorno, 14, ottenendo così il numero 3,14, grafia che indica l'approssimazione ai centesimi di Pi greco. Inoltre alcuni celebrano la ricorrenza dalle 15, in modo da adeguarsi all'approssimazione 3,1415. La prima celebrazione del Pi Day si tenne nel 1988 all'Exploratorium di San Francisco per iniziativa del fisico statunitense Larry Shaw, in seguito insignito del titolo di Principe del Pi greco. Il calendario della prima manifestazione prevedeva un corteo circolare attorno a uno degli edifici del museo e la vendita di torte alla frutta, decorate con le cifre decimali del Pi greco. Iniziativa dovuta al fatto che il Pi in inglese ha la stessa pronuncia di pie, una torta crostata tipica dei paesi anglosassoni. Con gli anni, nei dipartimenti di matematica in varie istituzioni del mondo, si coglie l'occasione per organizzare delle feste. Nel 2009, con la risoluzione HRS 224, la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti d'America riconosce il 14 marzo come giornata ufficiale per celebrare la nota costante matematica e si invitano i docenti a vivere il Pi Day come occasione per incoraggiare i giovani verso lo studio della matematica.